alzato in mano la chitarra e ha detto suona. Ah, io? Sì, suona. No, è una bella idea. Questo vale per me, per le ragazze, deve essere. No, io tramite le amicizie ho cominciato ad appassionarmi alla musica e da là poi ho sempre avuto il pallino della batteria, per cui poi l'ho soddisfatto, insomma. Io sono cresciuta invece con una prozia e una nonna che erano musicisti e quindi erano anche molto svitati, perché uno c'era un po' di Alzheimer, questo e quest'altro, e io mi divertivo una cifra, però appunto una suonava il piano, l'altra cantava e io facevo festa e mi sono appassionata. Io ho iniziato, beh, emulando mia sorella maggiore, che anche lei cantava da giovane in un gruppo, poi ero una grandissima fan di Cristina D'Avena da piccola, proprio sfegatata, avevo tutte le cassette, e ho iniziato a cantare, ho sempre cantato, penso che non smetterò neanche mai. Ci descrivono come gruppo? Come gruppo? Come gruppo, secondo me è un po' pazzerelle, un po' tanto. È determinate. Sì, quello assolutamente. Sì. Non ti parli. Quello lo sai tu. Beh, insomma, un po' pignole, diciamo che siamo un po' pignole. Siamo quattro donne, cioè. Potresti chiedere a chi ha avuto che fare con noi, siamo un po' pignolette. Io direi in generale Johnny Cash, forse. Siamo partite con Johnny Cash, è il nostro guru. Poi ovviamente ognuno ha messo la propria influenza, infatti certo quello che facciamo noi non so, assomiglia proprio a Johnny Cash, però insomma abbiamo ben pensato di unire le nostre influenze e è venuto fuori quel che è venuto fuori. E c'è da dire che la prima canzone nostra in italiano, Diablo Boogie, ha preso influenza da un gruppo che si chiama Guy e gli Specialisti. E vogliamo tanto salutare appunto Guy, Patrizia e Sofia. Guy era un gran sassofonista che è mancato un mese fa, è un sassofonista che ha fatto la storia del rockabilly, del rock and roll di Bari. Ma oddio, noi siamo più forse da... Kill Bill lasciamolo alle Five Six Nine Days, che è quello... No, infatti. Pulp Fiction, lasciamo sentire. Sì. Non so che fare. Ma... Sì, ma è vero, la sangue. Se un giorno trovo una tutina della mia taglia, ti giuro che faccio anch'io come fa lei. Ti stacchi le gambe? Sì. Probabilmente... cercando di fare quel balletto la gamba quando si staccherà per ragioni naturali, però... Sopra! Ah, assolutamente! Ovvio! Che domande sono? È difficile salirci ogni tanto. Sì. E dato dovreste rotolarci sopra, visto i tubini. Sopra, però. Sopra, però, cioè, a me piace anche a loro, comunque, la nostra passione anche come amiche. Noi, oltre ad essere un gruppo, siamo anche delle grandi amiche, con tutto quello che c'è dietro, litigate, pianti, manca poco così che ci picchiamo, però ci vediamo tantissimo. Siamo anche delle grandi risate. E quando possiamo, ci piace anche tantissimo. Il nostro hobby, oltre a suonare, è andare anche a sentire la musica. Ovviamente non ci troverete mai in discoteca, mai. Sempre a concerti di musica dal vivo, quindi ho sopra o sotto, però la maggior parte del tempo lo passiamo sopra. Grazie a Lina, abbiamo anche le ballerine. Guarda, la nostra giornata tipo è svegliarsi, andare a lavorare, mentre lavoriamo pensiamo un po' anche al gruppo, diciamo, mail, comunicazioni, eccetera, poi finiamo, prove, due volte a settimana facciamo le prove, poi il weekend si parte a suonare tutti insieme appassionatamente. E io devo dire che da un anno ho fatto un gran salto, ho abbandonato il lavoro, diciamo, comune. Facevo smonzatore, neanche tanto comune, e ho cercato di fare la musicista a tempo pieno. I soldi sono diminuiti, ma si sta meglio, sono più felice. Quindi, insomma, prima o poi, tutte quante, secondo me, faremo un bel po' di soldi con questo negozio.
abbiamo il villone. Per il momento ci basterebbe avere un furgone di nostra proprietà. In base. primo obiettivo. Bene un po' ovunque, nel senso ogni volta abbiamo suonato per persone fantastiche, abbiamo fatto, sono sempre trattato come delle regine, per cui sinceramente non saprei dire dove non andrei, dove non ritornerei, perché troviamo sempre un sacco di ospitalità comunque, sì, che poi non dipende solo dal fatto che magari siamo delle ragazze, e anche noi comunque abbiamo tutte dei caratteri abbastanza solari, chi più e chi meno, però ci piace proprio stare in mezzo alla gente, quindi in tutte le città che abbiamo, anche dalla città più fredda in cui siamo state, con tre persone sotto il palco, abbiamo sempre trovato il modo giusto per divertirci insieme, per stare bene, insomma. Sì, siamo sempre diventati. Torniamo a casa con sorriso, sempre. Sempre diventati. E non ci droghiamo. Sì, perché... No, perché state sempre sorridenti così tutte allegre, perché... No. Ogni tanto i bambini ci dicono se abbiamo qualche aiuto, ma... No, ci divertiamo semplicemente. Poi un'altra cosa da dire è che molto spesso quando suoniamo con altri gruppi diventiamo subito amici ed è bellissimo questo scambio che abbiamo, appunto rimanendo amici dei gruppi poi di collaborazione, che ne so, conosciamo il gruppo del sud, il gruppo del centro, noi troviamo i lati al nord e loro al centro. Sì, quindi ci aiuta, quella cosa bella. Infatti poi il bello è anche che manteniamo anche i contatti con proprio le persone che ci chiamano a suonare nei loro locali, poi ci contattano, li sentiamo, li vediamo. Diventiamo qui, questa sera sono venuti un gruppo di ragazzi che sono di un club di motociclisti dove abbiamo suonato dei mesi fa, sono venuti apposta per noi, perché comunque cerchiamo sempre di creare un rapporto umano con le persone dove andiamo a suonare, quindi andremo a berci una birra anche con voi. Il profumo di Suskind è il mio preferito. Io non l'ho mica letto, vabbè, devo leggere. Però ti fanno usare tutto, qualsiasi cosa, per 3 mesi dopo che l'hai letto. Quindi... A me piace la fedeltà, perché comunque è ambientato sempre nell'ambito musicale, per cui ci vedo. Io invece Christopher Moore è il mio autore preferito, perché è ironico, a me piace. Secondo me, tramite una rivisitazione ai giorni nostri, far conoscere un genere musicale del passato, sì, con delle canzoni vecchie, perché alcune sono effettivamente delle canzoni vecchie, la stessa per esempio Amalur Rock and Roll che noi facciamo e abbiamo anche nel nostro album che si chiama Tornado, è una canzone vecchissima del 56, pressoché sconosciuta, perché io stessa quando l'ho sentita per la prima volta non l'avevo mai sentita, e infatti è bello questo, perché noi poi le rivisitiamo a modo nostro, però permettiamo anche alle persone di conoscere cose molto vecchie e poi magari viene la curiosità, si va a guardare tutto, si va a sperimentare questa musica del passato, che non deve essere per forza, esatto, non deve essere per forza riproposta come si faceva una volta, identica, perché sennò come la solita cover band, lasciamo a loro, esatto, però riscoprire canzoni del passato in una maniera nostra, originale, a modo nostro, con tutte le influenze che caratterizzano ognuno di noi. Secondo me la più adatta è No Ubi No Party. Lascia che ti ascolti.